Buonasera e ben ritrovati con un nuovo appuntamento la Domenica Sportiva dei Dilettanti, lo sport in Campania. Questa sera appuntamento anticipato alle 19 perché dopo dobbiamo seguire il Napoli, giustamente, ma vi ricordo che poi saremo in replica alle 23:20. Questa sera abbiamo un ricco parterre tecnico a commentare i filmati con noi e io ve lo presento subito. Abbiamo mister Angelo Iervolino, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Mister Bruno Mandragora, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Mister Gaetano Di Liddo. Buonasera. Del nostro staff Sabato Piccolo. Buonasera a voi, buonasera. Gigi Paturzo. Ciao Carmen, buonasera. E lascio la parola al nostro patron Alfredo. Grazie Carmen, buonasera agli amici che ci seguono da casa. Io purtroppo prendo questi 30 secondi per ricordare un calciatore che non c'è più, Sandro Marotta. Sandro Marotta, un ragazzo che abbiamo quasi cresciuto, infatti Gaetano ieri era presente a quello che è successo nella partita dell'Intersociale. Sandro nasce nelle giovanili del Napoli, l'ho conosciuto bene perché è stato molto tempo con la Boys Cavanese e anche poi successivamente con la San Giuseppese. Gaetano, siete rimasti un attimino allibite ieri? Beh, diciamo, io, a parte che stavo là in diretta, è stata una cosa immane, una cosa bruttissima. Noi siamo tutti vicini alla famiglia di Sandro, perché Sandro meritava come persona in tutto. È stata una cosa, vi dico la verità, straziante. Veramente faccio le condoglianze alla famiglia, ma ieri un momento brutto per molte, molte persone. Grazie. Sì, Carmelo, prima di darti la linea, purtroppo oggi ci ha lasciato improvvisamente anche il papà della presidentessa della Cerrana, Stefania Picardi, quindi facciamo le condoglianze a Stefania e alla famiglia Guastafiero per questa gravissima perdita avvenuta proprio a fine partita. Ci uniamo alla famiglia Guastafiero in un abbraccio. Prima di iniziare con risultati, classifiche e filmati, io vi lascio ad un brevissimo sacco pubblicitario, ma prima vi ricordo che CAD ha un sacco di novità. C50 è il nuovo rasante cementizio a spessore, ecocompatibile a finitura civile fino a 6 mm di spessore, per rasatura di superfici irregolari. Applicazione a mano a macchina per finiture di interni ed esterni. Colore bianco o grigio. CAD è avanti nel tempo. Centro specializzato Diara dal corso Secondigliano a Napoli offre prestazioni fisioterapiche di alto livello per la cura e il trattamento di diverse patologie ortopediche e fisiatriche. Riabilitazione neuromotoria e servizio di semiconvitto. Professionisti al vostro servizio per studi di psicoterapia, locopedia e psicomotricità. Centro convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. A tra poco in diretta con noi. Novità dal mondo CAD. C50, il nuovo rasante a finitura civile ecocompatibile. L'arredamento tessile Annunziata personalizza la tua casa con tendaggi e tappezzerie di tessuti pregiati e disegni esclusivi delle più qualificate aziende nazionali ed estere. I tessuti per camicie di alta qualità ed attualità sono distribuiti nelle migliori camicerie artigiane. Annunziata, la camicia per lo sportivo. Arredamento tessile Annunziata, via Duomo 318, lato Marina, Napoli. Diarad, da oltre 30 anni accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale per i settori di fisiochinesiterapia, riabilitazione semiconvitto. Visite mediche specialistiche in sede, terapie strumentali all'avanguardia come TECAR ed isocinetica, piscine riabilitative ed il nuovo settore benessere con corsi di fisiopilates, riabilitazione neuromotoria, locopedia, psicoterapia e neuropsicomotricità. Servizio di trasporto a domicilio per i pazienti del semiconvitto. Ampio parcheggio custodito. Siamo a Napoli, in corso Secondigliano 207. Regal Sport, da 100 anni, leader nel settore delle premiazioni sportive, con particolare attenzione alla premiazione agonistica. Regal Sport offre la realizzazione di articoli personalizzati, tra cui medaglie personalizzabili, targhe, coppe, distintivi e crest. Regal Sport, 100 anni di campioni.
Consorzio Coref, Complesso Revisioni Flegreo. Esperienza e competenza al vostro servizio. Tante offerte settimanali per il noleggio sia a breve che a lungo termine di una vasta gamma di autovetture, furgoni e monovolumi. Si effettuano collaudi, revisioni e pratiche auto. A vostra disposizione un'officina specializzata e altamente qualificata. Installazioni impianti GPL e metano in tutta sicurezza. Vieni a trovarci nelle nostre sedi in via Scarfoglio a Napoli e in via Mazzella a Ischia. Consorzio Coref, competenza ed affidabilità. Per te che vuoi il meglio, c'è Carta Reale. Sicurezza e innovazione tecnologica si fondono con la solidità della tradizione. Carta Reale, il privilegio di essere unici. L'impresa Gribar Costruzioni è un'azienda a carattere familiare che opera da un decennio con rigorosa competenza con enti pubblici e privati. Negli anni ha acquisito appalti sempre più importanti grazie a un organico di tecnici di collaudata esperienza. La Gribar è in grado di intraprendere in brevissimo tempo e con personale proprio iniziative lavorative garantendo alti livelli di rifiniture che soddisfano sempre i committenti. RES Ponteggi a Napoli è un'azienda leader nell'installazione e noleggio di ponteggi edili e navali, riconosciuta per la sua esperienza e innovazione. Opera sia in Italia che all'estero, offrendo un servizio completo che include progettazione, realizzazione, montaggio e smontaggio. RS Ponteggi. In alto, con sicurezza. Nova Color SRL, azienda leader nel campo della verniciatura industriale con polveri termoindurenti. Certificata UNIES ISO 9001, si occupa della verniciatura di infissi e di qualsiasi supporto di materiale ferroso, avvalendosi di due impianti con lunghezza fino a 12 metri. Nova Color offre una vasta gamma di colori a mazzetta per soddisfare qualsiasi esigenza di colore del cliente. Si effettuano ritiri e consegne in tutta la Campania. Buonasera, ben ritrovati in diretta con lo Sport in Campania. Iniziamo subito con la Serie D, andiamo di corsa perché abbiamo tanti filmati e poi vi abbiamo detto già prima che c'è il Napoli. Quindi iniziamo subito a vedere i risultati delle gare del Girone G per la quarta giornata. Atletico Uri Terracina 1-1, Anzio Olbia 2-1, Cassino Paganese 1-0, Puteolana Sarnese 0-0, Gelbison Cinzia Albalonga 1-2, Guidoni Atletico Lodigiani 3-0, Ilva Maddalena Sarabuso Iastra 2-0, Real Monterotondo Trastevere 1-2, Sassari Latedolce Savoia 1-1. Andiamo a vedere la classifica dopo la quarta giornata e vediamo in testa solo il Guidonia con 10 punti. Seguono 9 punti il Cassino e Anzio. Puteolana 8, Savoia, Paganese e Gelbison 7, Ilva Maddalena, Terracina, Trastevere e Cinzia Albalonga 6, Sarnese 5, Sassari Latedolce, Atletico Lodigiani 3, Sarabusso Iastra, Atletico Uri 2, Olbia e Real Monterotondo chiudono la classifica con un punto. Andiamo al girone H. Casarano Palmese 3-3, Costa d'Amalfi Ugento 1-1, Gravina Brindisi 2-0, Fidelissandria Virtus Francavilla 0-1, Francavilla Angri 0-4, Ischia, Città di Fasano 2-2, Manfredonia Matera 0-3, Nardò Nocerina 1-3, Reala Cerrana Martina 1-1. Andiamo a scoprire la classifica che vede in testa la Virtus Francavilla con 12 punti. Seguono Nocerina e Palmese a 10 punti, Gravina 9, Matera e Casarano 8, Nardò 6, Reala Cerrana 5, Angri, Martina ed Ischia 4, Manfredonia e Fidelissandria 3, Ugento, Città di Fasano, Francavilla 2, Costa d'Amalfi 1 e Brindisi ultimo in classifica con meno 11, sempre per i punti di penalizzazione.
Andiamo al girone I. Agragas San Cataldese 1-0, Città di Acireale Nuova Igea Virtus 0-2, Enna Scafatese 1-2, Paternò Locri 2-1, Regina Ragusa 1-0, San Biase Nissa 1-1, Siracusa Città di Sant'Agata 3-0, Vibonese Pompei 4-3, Licata Castrum Favara 2-1. Andiamo a scoprire la classifica che vede sola in testa la Scafatese con 12 punti. Seguono Siracusa e Regina con 9 punti, Paternò 8, Vibonese e San Biase 7, Pompei, Locri e Nuova Igea Virtus 6, Enna 5, Castrum Favara, Licata, Città di Acireale 4, Saccataldese, Nissa, Agracas 3, Ragusa 2, chiude la classifica Città di Sant'Agata con un solo punto. Grazie Carmen. Allora cominciamo a parlare del girone G. Non abbiamo ancora servizi pronti perché stiamo facendo le corse con la parte della trasmissione cominciata alle ore 19. Appena sarà pronto sabato piccolo per il derby tra la Putiolana e la Sarnese, vedremo come è nato questo 0-0. Mister, allora in questo girone le squadre campane sono un po' dietro rispetto alle laziali. Il Guidoni è in testa con poi una coppiata Cassino Anzio. Beh, sì, però credo che sia una classifica abbastanza omogenea, corta. Abbastanza corta. Vedo, prima ne parlavo con il direttore, vedo che comunque le squadre campane, il complesso generale nostro, stiano, almeno in questo inizio, stiano in generale ben figurando, siano comunque sulla linea dei progetti tecnici. Poi ovviamente il corso del tempo dirà il tutto. Mister, il Savoia pareggia un punto importante in quel di Sassari, a pareggiare in Sardegna con un gol del solito maniero, quindi un risultato importante. Vabbè, Torre Annunziata, la prima cosa, il Savoia è ritornato, diciamo, in una categoria un pochettino più che gli compete. Certamente sono partiti col piede giusto, ma non avevo dubbi perché hanno messo su un buon organico. Stanno in un girone, che se ne dica, non è così perché è un girone molto tecnico, però hanno un tecnico preparato come Cambilongo, quindi io dico che il Savoia è partito con i piedi giusti e credo che farà un campionato, diciamo, più che dignitoso. Gaetano, questo Savoia che ecco, pareggio importante in Sardegna, poi domenica prossima si ritorna nuovamente a giocare in casa e quindi può ancora accorciare il gap con la vetta della classifica. Beh, diciamo che questo pareggio conferma il buon momento. Anche perché giocherà proprio con la prima in classifica. È un proseguimento di risultati che è importante, perché poi è vero, è un pareggio, ma farlo fuori casa è sempre qualcosa in più, perché se hai una tabella, un pareggio fuori casa ci sta. Però il Savoia ha fatto una buona squadra, una squadra che quando gioca in casa ha il suo classico uomo in più, una società importante, che, ma l'uomo in più sarebbero i tifosi, perché io quando vado a vedere quelle partite mi esalto io che vado a vedere, figurarsi i giocatori in campo. E il Savoia comunque sta proseguendo il suo ottimo campionato. Sta facendo un grandissimo campionato, come dicevamo, mister, domenica il Savoia giocherà contro il Guidonia, quindi può agganciare anche la vetta della classifica. Come diceva il mister Di Liddo, spinta dai tifosi sempre calorosi, c'è una marcia in più. Ma assolutamente, poi anche non, diciamo, non giocando in casa propria, diciamo così, sono sempre molto molto calorosi. L'anno scorso io ho avuto modo di incontrarli e anche, diciamo, in casa, ma fuori casa loro sono numerosi e ti spingono tanto, quindi poi con il mister possono sicuramente fare il risultato per poi agganciare la vetta. Mister, perdono sia la Gelbison che la Paganese, ma la caduta che fa più rumore è quella della Gelbison, che ha perso in casa con la Cinzia Albalonga. Questo è il risultato che mi ha lasciato un po' interdetta. La Gelbison, la quale ha un buon organico, è una sconfitta. La Paganese, ahimè, ha iniziato bene, quindi sono le due squadre che oggi mi lasciano un pochettino interdetto, però ripeto, siamo appena agli inizi, si stanno delineando le società, si stanno delineando le rose, è normale che si viene adesso dal periodo dopo, diciamo, dopo i ritiri, siamo appena alla quarta, quinta giornata, quindi credo, però è un po' un campanellino d'allarme perché una società come la Gelbison poi è eclatante perdere in casa. Assolutamente. Paganese, domenica ci sarà il derby Paganese-Putiolana. Sì. Indubbiamente due squadre di grande livello, comunque hanno tutte e due squadre hanno un grande organico.
comunque, ripeto, qui c'è sta questo Guidoni e Cassino e Anzio che stanno facendo un po' da padrone, però diciamo che le nostre squadre non sono da meno, quindi veramente domenica prossima ci saranno veramente un incontro importante per le squadre campane. Esatto, noi aspettiamo sabato piccolo quando è pronto per vederci le immagini del derby, quello tra la Puteolana e la Sarnese. Gaetano, meglio due feriti che un morto. Vabbè, è un derby, è una partita importante, due società storiche, con blasone, squadre importanti. Due squadre che saranno protagoniste in questo saranno campionato. Saranno protagoniste sicuramente, però tu sai bene, i derby sono derby. È un pareggio, come dici tu, come dice un grande amico nostro, meglio due feriti che un morto. Però volevo dire una cosa, Bruno, Cassino Paganese, 1-0, la Paganese stava facendo un bel... stai dicendo proprio Cassino. Super. Cassino sono 2-3 anni che fa otto, esatto, campionati di vertice. Non è la oggi perdere a Cassino, non è che puoi fare. Perciò dicevo, fa più clamore la sconfitta della Gelbison che la sconfitta della Paganese, perché Cassino è una delle candidate, diciamo, a questo campionato, insieme ad altre squadre pure campane e insieme ad altre squadre laziali. Puteolana, Savoia, Gelbison. Sono la stessa Sarnese, queste sono squadre che prima o poi usciranno dal guscio per... Prima, a inizio campionato si sa, si può ciampare in qualche partita un po' male, però alla fine, come ha detto il mister, diciamo che la Gelbison forse non si aspettava, anche se è ancora presto, perché veniva da una vittoria importante fuori casa, però comunque alla fine i valori emergono. Sicuramente, comunque speriamo per il futuro, perché qui abbiamo bisogno anche di avere una squadra campana che possa frenare l'egemonia, ti pare, mister, di queste squadre laziali? Ma guarda, come diceva il mister, il Cassino non è tra virgolette una sorpresa, perché anche l'anno scorso il girone che ha disputato è stata, io l'ho seguita, ho seguito quel girone e qualche volta che ho visto le loro partite mi aveva impressionato anche come gioco, quindi credo che sia un percorso che stiano facendo da un po' di tempo e quindi ne va anche da dare merito alla società stessa. Per quanto riguarda la Sarnese, io credo che a parte che in panchina un allenatore secondo me importante, poi ha dei giocatori altrettanto importanti, se non erro ieri, due giorni fa ha chiuso anche Liurni. Quindi ha alzato oggi ancora, era schierato titolare, ecco, quindi è ancora più alzato l'asticella ancora maggiormente. Allora Carmen, noi siamo in attesa del servizio della Puteolana, facciamo un salto nel girone H, poi ritorneremo appunto per vedere il derby del girone B e cominciamoci a vedere le immagini di Acerrana contro il Martina, una partita dominata dalla Acerrana, però purtroppo mister non è riuscito ad arrivare alla vittoria. Ma io questo proprio l'ho chiesto, ho detto come il Martina, certamente il Martina è una squadra e quindi la Acerrana ha fatto un risultato importante e come dicono, mi dicevi tu che eri presente, poi vedremo l'immagine, meritava più la Acerrana a un certo punto di fare sua questa partita. Sono scontri, diciamo sempre le stesse cose. È vero che nel girone G è un girone dove tecnicamente è più forte, il girone I sono anni che diciamo che tra virgolette può essere il girone più facile, ma non è vero, ma il girone H è il più tosto, è il girone più tosto che sta nell'interregionale, questa è la verità. Quindi compagini come Casarano, Martina Franca, Nardò, ma pure le squadre campane, certamente è sempre il girone più difficile del parco di Serie D. Quindi subito abbiamo visto una bella imbeccata di laringe per la testa di Samba e il pallone termina di poco alto sulla traversa. I ragazzi di Mister San Nazaro hanno fatto un'ottima prestazione nonostante il blasone della squadra che avevano di fronte. Qui ci prova ancora Samba dalla distanza ed è pronto Figliola, l'estremo difensore del Martina. Per la squadra pugliese i migliori in campo sono stati due campani, Michele Silvestro, ex palmese poi c'è stato l'attaccante Giuseppe Lamonica, che abbiamo premiato anche noi tra i migliori under. Comunque si fa vedere anche la formazione di mister Pizzulli dalle parti di Rendina dopo un ottimo inizio della Acerrana. Eccolo qua, vediamo Silvestro che ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione termina alta sulla traversa, quindi ci ha abituato l'anno scorso con la maglia rossonera della Palmese a delle bellissime giocate.
dicevamo, c'è stata solo una disattenzione difensiva, ma è stata un'ottima Cerana, anche che doveva fare a meno di De Simone a centrocampo squalificato e di Langella infortunato, quindi ha dovuto inventarsi un po' il centrocampo mister Sannazzaro, e ha trovato questo ragazzino Esposito, classe 2005, che poi alla fine è stato anche l'autore del gol. Qui ci ha provato Russo dalla distanza, che poi realizzerà il gol del momentaneo vantaggio della formazione pugliese. Come vediamo dalle immagini, ancora Samba a dettare anche un po' i tempi, oltre all'attaccante ha fatto anche l'assist man. Qui Laringe che chiede scusa ai propri compagni perché ha fatto Gaetano un controllo non alla Laringe. No, queste sono cose che Fabio non ci ha abituato a vedere. Diciamo che è un giocatore importante per la Cerrana, e poi devo anche vedere la verità, la Cerrana sta giocando bene queste partite, perché poi Casarano, qui vede, è stato sfortunato che c'è la punizione, la respinta poi di Rendina, e si trova proprio sul pallone Russo. Poi adesso il Martina Franca, queste sono squadre importanti, e giocare alla pari e fare anche un risultato positivo ti dà fiducia anche per il prosieguo. Devo fare solo i complimenti a questa squadra. Questa dovrebbe essere la grande giocata di La Monica. Guarda che si inventa La Monica, che per poco non... Prova una rovesciata. Sì, era un grandissimo gol, mister Rivolino. Se fosse entrato. Assolutamente. Già l'idea che l'ha pensata, quindi questo ragazzo significa le qualità. È un gesto tecnico che lo devi avere, sicuramente. Mi volevo un attimo allacciare a quello che diceva il mister prima per la Cerrana, che penso sia importante sottolineare il fatto che ha confermato vari elementi dell'anno scorso, quindi questo fa tanto dire sul campionato dell'anno scorso e quello che erano le prospettive di quella società, quindi c'è tanto merito da dare al DS, al presidente. Secondo tempo che parte subito con un cambio per mister, eccolo qua, c'è un'occasione per Samba che qui non ci crede l'attaccante della Cerrana, poteva essere più pericolosa questa azione, si fa male a fine primo tempo Ndiaye, e quindi c'è il cambio con il solito elefante, quindi cambia il tridente d'attacco, eccolo qua, questo è il gol del pareggio del giovane Francesco Esposito, classe 2005, che è bravo a raccogliere una corta respinta del portiere del Martina. Rivediamo nuovamente l'azione, il portiere anticipa Samb, però si trova pronto questo ragazzo. Vabbè, già dal controllo orientato ha fatto gol, perché ha fatto un bel controllo in area di rigore, dove comunque ti stanno tutti addosso. Il ragazzo è stato scaltro, vedi a volte le forze fresche, i ragazzi che quando sono bravi è meglio metterli in campo, che alla fine producono pure, secondo il mio punto di vista. Quindi è stato bravo il tecnico a far giocare questo ragazzo, e alla fine l'ha anche premiato con il pareggio. Questa è un'altra occasione per Samba, la sua conclusione viene strozzata e il pallone fa danza su tutta la linea di porta. Comunque nel secondo tempo, in qualsiasi momento, si aspettava il secondo gol della Cerrana, che poi purtroppo non è arrivato, un po' per imprecisione. Ma anche dall'immagine si vede molto più la Cerrana, diciamo che il Martina Franca ha trovato sto gol, però le azioni più pericolose sono state la Cerrana. Questa è la assolutamente verità. Hanno saputo ben gestire, ecco, come dicevamo, la Monica e Silvestre. E qui c'è il calcio di rigore non concesso per la Cerrana, vediamo questo fallo di mano all'interno dell'area di rigore, vediamo questa giocata di Laringe, c'è questo pallone che è sui piedi, guarda il pallone, il braccio largo, il pallone tocca sul braccio del calciatore del Martina. Se ci fosse stato il VAR in quarta serie era rigore. Esatto, e quindi l'arbitro non ha ritenuto di dare proprio nei minuti finali questo calcio di rigore alla Cerrana, che poteva essere il calcio di rigore appunto per la vittoria rigore, finale. Era rigore netto, quindi non... Sì, sì. Non... E dopo i due non concessi contro il Casarano, questo è il terzo rigore che non viene dato per la anche per con la le Cerrana. Nuove normative del calcio del fallo di mano all'interno dell'area di rigore. Sì, sì, sì. C'è il provvedimento disciplinare, cioè c'è il problema tecnico ma non disciplinare. Non c'è l'espulsione del giocatore. Bravissima, esatto. Ma poi non è anche rigore, nemmeno, ma non c'è espulsione. Se non chiude direttamente una chiara occasione da gol. Come ha detto Gigi. Come ha detto il mister Mandraga, se c'è il vale del rigore, però il fatto, sai, che l'assistente là, poi non è nemmeno un'azione veloce. Esatto. Si vedeva. Posso dirti una cosa?
l'assistente era lontano rispetto all'arbitro, l'arbitro stava proprio lì vicino. Però non era un'azione veloce, Alfredo, è una palla vicino. Era insomma, l'arbitro, non lo so, bisogna capire perché ha valutato. Era rigore. Esatto, ha caricato, cioè ha valutato non punibile quel fallo di mano. E dava merito a una squadra che oggi, secondo me, meritava. Meritava la vittoria. Meritava la vittoria, secondo il mio punto di vista, la Cerrana. No, assolutamente, come ha giocato la Cerrana, meritava assolutamente la vittoria. Sentiamo le interviste del dopo partita. Siamo con mister Giovanni Sannazzaro della Cerrana. Allora mister, oggi abbiamo visto un'ottima Cerrana, tante occasioni create soprattutto nella prima frazione di gioco, ma non sono arrivati 3 punti. Peccato sicuramente questo, sinceramente da fuori non ho avuto mai la sensazione, la percezione di poter subire qualcosina. L'unico errore che abbiamo fatto, abbiamo subito gol e poi siamo stati bravi a metterla di nuovo sul canale giusto per cercare di vincerla fino alla fine. Però era queste partite qua, se poi alla fine non riesci a vincerla, l'importante è che si esce da campo con un risultato. Ambrogio Soriano, direttore generale della Cerrana. Allora, oggi una grande prestazione, tante occasioni create, ma non sono arrivati 3 punti. È vero, oggi meritavamo i 3 punti. Purtroppo queste partite sono così, quando hai la tua e non la metti dentro diventa difficile, però muovere la classifica in questo girone è importantissimo, va bene così. Ho visto la squadra bene messa in campo, abbiamo subito su un calcio da fermo il gol, poi ho visto solo la Cerrana in campo. Vittorio Porpa, team manager della Cerrana. Allora Vittorio, oggi una grande prestazione, un'unica sbavatura, non sono arrivati 3 punti. Ma è un punto penso fondamentale perché per quello che dobbiamo conquistare ogni punto penso che sia importante. Oggi abbiamo fatto una grandissima prestazione, un ottimo punto e guardiamo subito la prossima partita. Orlando Stiletti, direttore sportivo della Cerrana. Allora Orlando, oggi c'è da rammaricarsi per la grande prestazione ma non è arrivata la vittoria. Eh sì, un po' sì, però certe partite a volte le puoi anche perdere perché un episodio ti condanna, però il secondo tempo abbiamo dimostrato a lungo raggio di esserci, abbiamo ripreso la partita e abbiamo anche cercato di vincerla, purtroppo non è arrivato il gol ma dobbiamo essere soddisfatti perché queste partite a volte le puoi anche perdere. E come dicevamo prima, a fine partita purtroppo è arrivata la bruttissima notizia per la famiglia Guastafiero della perdita del papà della presidentessa Stefania, a cui facciamo ancora con le condoglianze e anche per questo non abbiamo mandato in onda l'intervista del presidente Guastafiero, quindi ci associamo ancora al dolore della famiglia Guastafiero. Spostiamoci adesso, Carmen, sul campo del Francavilla, dove Langri arriva la prima vittoria del campionato. La prima vittoria in campionato, Langri, Viola e Fittipaldi di Francavilla con un 4-0, cara al poker. Una squadra completamente diversa da quella che abbiamo visto fino ad oggi. Io Carmen ringrazio Enzo e Salvatore Ruggiero che hanno fatto un po' di salti mortali per mandarci le immagini. Eh sì, si fanno vedere i bellissimi gol dell'Angri, arriva il primo gol al 15° per opera di Messina, il secondo gol stagionale per lui in maglia grigio-rossa ed è stato secondo me anche uno dei migliori in campo, quest'oggi farà poi anche la doppietta dopo. L'Angri scende in campo con proprio un'altra grinta, la voglia di vincere, si vede per come gioca, domina la gara in lungo e largo e porta a casa questi 3 punti importantissimi. Ecco il secondo gol di Messina al 50°, quindi nel secondo tempo. Arriveranno poi ancora altri 2 gol e i 120 tifosi angresi che hanno seguito. Tu pensi che ce ne sono qualcuno in più, Sì, che vedendo il settore, oltre 100 sicuramente l'abbiamo oltre, anche vedendo il settore dalla diretta. È pieno. Sì, ma sono eccezionali perché seguono la squadra veramente ovunque e il loro supporto non manca mai. E quest'oggi si sono divertiti con una gara ricca di gol. Ecco anche il terzo gol di Petricciuolo, il numero 77. E vabbè, è un tripudio. Ormai Langri andava proprio da sola. Bruno, sembra che la Langri sia sbloccata. Ma voglio sperare, perché prima voi parlavate, questo è uno dei pubblici in Campania più calorosi che ci possano essere. Ma lo dico veramente per cognizione, perché Angri è una grande zona di calcio.
Certamente la squadra ha iniziato un pochettino, però adesso ha fatto un risultato. Io dico, Francavilla lì non è facile come ambiente, come cosa. Sono anni e anni che hanno fatto sempre l'interregionale. Sono a pari punti in classifica, quindi una gara equa. Certo, certo. Qui è Francavilla e il Sinni. Però, ricordiamo l'Angria è una partita in meno, perché deve recuperare la partita con il Manfredonia. Io penso che un 4-0 dà solo morale a una squadra e a un pubblico e a una società che veramente stanno investendo tanto per far sì che l'Angri, diciamo, riporti un'altra volta quell'entusiasmo che hanno bisogno. E l'abbiamo visto che danno l'entusiasmo a fine partita dei tanti tifosi grigiorossi. Ne hanno da vendere l'entusiasmo, questa è una vittoria importante. Come ha detto, noi ci ripetiamo sempre, però è così. Questo era un campo difficile, è stato sempre difficile. C'è la Sic che è una vita che costruisce squadre su quel campo. Bravo. È difficile fare il risultato. 4-0, boh. È stato importante per l'Angri, che è anche per il morale, però mi fa anche piacere per Antonio Messina, che ha fatto due gol, che questo ragazzo darà molto alla squadra dell'Angri, sicuramente. Per la cronaca, l'ultimo gol in rigore era di Vogliatis, il vice capitano, ed era sul rigore. E vi ricordo che la gara contro il Manfredonia sarà recuperata mercoledì 9 al Novi di Angri. Quindi sarà questo recupero importante, e quindi giocherà sabato 5 la gara di campionato, per non accavallare troppo le gare. Esatto, quindi mister Iervolino, c'è questo doppio confronto dell'Angri che può mettere anche la freccia verso le zone alte. Beh, guarda, io l'ho seguita oggi pomeriggio un pochino in TV e mi dava proprio l'impressione di essere una squadra viva, una squadra su di giri, andava a 3.000 veramente in ogni reparto, non si fermava mai, aveva una pressione elevatissima, forte. E questo mi ha dato una grande impressione appunto per il proseguo del suo campionato. Quindi si vede che ha lavorato bene il presidente, quindi le può ritirare le dimissioni. Le ha già ritirate, state tranquilli, il presidente c'è, resta da. Non è che è una cosa tattica la mia dimissione, perché lui le dà ogni settimana e vince tutte le domeniche. Ci sono diversi problemi da affrontare, non è semplice. Allora, ma Niutta già che... Allora, il Niutta presidente, per me me lo ricordo anche ancora come calciatore all'Arzalese, non può mancare a questo calcio, sinceramente, con gli investimenti e con la sua professionalità non può andare via. Adesso i risultati stanno arrivando, poi con questo doppio confronto, il recupero con il Manfredonia, anche Carmen oggi è caduto in casa contro il Matera, quindi una pesante sconfitta è arrivata. Eh sì, un 3-0, quindi una sconfitta che pesa molto, dovrà recuperare anche questa gara. Ovviamente sono sconfitte che possono andare poi a incidere sulle partite future. Mister, sabato 5 ci sarà il derby con l'Ischia. Quindi un'altra partita tosta. C'è un residente e un allenatore di Ischia. Io che allenato sempre a Ischia con grande, grande piacere, quindi ci sarà pure sto derby. Quindi ricordiamo che la gara è anticipata a sabato 5, proprio per il motivo del recupero. Ma a Ischia, qual è il messaggio che arriva da Ischia, mister? Nel senso che l'Ischia, io la ricordo in C con il Gennarino Rambone, allenatore, che andavo spesso a vederla, che era Rambone, abitava vicino a casa mia, quindi con Gennaro andava. Viene sempre, viene ancora. Sì. No, vabbè, di Ischia come ovviamente come piazza calcistica la conosciamo, e l'Ischia secondo me sono vari anni che ha iniziato un percorso importante, dal presidente D'Abbundo, poi per passare a questo con Pino Taglialatela e adesso con Carlino, quindi è un percorso che è stato secondo me intrapreso lasciando delle basi importanti, passando da giocatori del posto per arrivare poi a mettere qualcosina in più ogni anno. Credo che l'anno scorso sicuramente abbia fatto molto bene nel primo anno di D, e quest'anno io credo che abbia fatto una rosa competitiva. Mi piace pensare di ricordare comunque a Ciro Favetta che ho avuto il piacere di allenare a Castellammare con la primavera di oltre 10 anni fa, quindi lo conosco bene, è un giocatore importante, un giocatore che se non erro gli mancano 15 gol per non essere il giocatore dei record nel girone H, quindi c'è sicuramente entusiasmo, però ovviamente negli ultimi impegni avuti bisogna un attimino registrare un po' il tiro, però secondo me potrà far mister, bene. Mister, oggi sei ritornato a giocare sull'isola, non a Ischia ma a Forio, un campo che tu conosci bene. Beh, per quanto riguarda l'Ischia in sé per sé è un danno sicuramente, perché conosciamo bene cosa dà il Mazzella
alla squadra, cosa danno i tifosi a questa squadra. Potevano assistere, se non sbaglio, solo 200 persone quando ci sono più di 400 abbonati, quindi molti sono rimasti anche fuori. A Forio sì, perché comunque il campo ha delle inagibilità e quindi all'Ischia manca sicuramente il Mazzella, manca il tifoso, manca i tifosi che danno l'anima, sono un cuore pulsante, soprattutto anche durante la settimana li senti vivi, li senti vicino. Io il mister lo sa meglio di me, io l'ho vissuto 3 anni fa, quindi so cosa vuol dire il tifoso dell'Ischia ad Ischia, quindi spero che quanto prima si risolva questo fatto. No, io vi dirò, fatto. Per tutte le squadre è importante giocare nel proprio campo, ma per Ischia è doppiamente, perché Ischia sente molto, diciamo, questa mancanza, diciamo, di giocare a terraferma in casa. Vabbè, diciamolo questo termine. Sì, ma tu devi pensare. Allora dico, tornare di nuovo, almeno a respirare l'aria dell'isola. È vero che vengono penalizzate 200 persone per Ischia, diciamo, proprio per come loro sentono. No, ma a prescindere da quello, è anche il fatto che comunque dall'isola, comunque anche giocando in casa, ma aveva giocato in terraferma, è una trasferta, quindi è comunque gestione diversa, una difficoltà diversa, e poi soprattutto anche per i tifosi stessi che comunque si devono spesare di spese in più per poter andare a seguire la squadra in casa, ma comunque lontano da casa, quindi fa tanto. Stavamo parlando del Virtus Colonna. No. Gli ho detto che ero troppo piccolino per la Virtus Colonna, è stata una di 50 anni. Secondo me molte di queste squadre non sono più nate, perché io spesso andavo a Maischia a villeggiare, poi adesso per motivi logistici siamo sulla terraferma. La sera andavamo a parlare, a sentire. Io penso che Ischia, il mister lo sa benissimo perché ha guidato Ischia, l'Ischia in modo, anche tu chiaramente. Io ho allenato fuori a Ischia pure io, non mettete da parte. E quindi secondo me il calcio lo vivono proprio sulla loro pelle. Sì. Però quello che dicevo a mister Iervolino, la cosa più importante di quest'anno, almeno poi da Bundo non ho avuto il piacere di conoscerlo, ma dai ex presidenti Bruno Basentini, la cosa più importante è il ritorno a Ischia di Lello Carlino. Sì. Ama quest'isola, è stato il mio presidente a Ischia l'ultimo anno, e lui è l'unico, insieme a Pino Taglialatela, gente seria, gente professionale, che possono portare di nuovo Ischia sicuramente le altre categorie. Allora io vi interrompo perché dobbiamo dare uno stacco pubblicitario e poi vedremo le immagini della vittoria scippata alla Palmese nei minuti di recupero con un calcio di rigore molto molto dubbio. Io vi ricordo che in autunno continuano le promozioni da Autoscala. Usato e chilometro zero in pronta consegna con sconti fino a 10.000 euro e rate a partire da 99 euro al mese. Vieni a trovarci in via Francesco De Pinedo 143 a Napoli e in via Appia Antica a Caserta o visita il sito www.autoscalasrl.it. Cerchi un look su misura per un'occasione speciale? Tessile Annunziata offre i migliori tessuti per camicerie ed abiti da uomo, selezionando le migliori qualità come la tradizione. Troverai le collezioni nelle migliori sartorie artigianali oppure potrai acquistare i tessuti presso il punto vendita di Napoli in via Duomo 318. Classico, elegante, informale, personalizza il tuo stile indossando un tessuto Annunziata. RS Ponteggi vanta un'esperienza ventennale nell'installazione e noleggio di ponteggi edili e navali. Garantendo qualità e attenzione alla sicurezza, RS Ponteggi è il partner ideale sia in Italia che all'estero per aziende pubbliche e private che desiderano professionalità negli interventi con operatori qualificati e un'offerta all inclusive. Progettazione, montaggio, smontaggio e noleggio di ponteggi e ragni. A tra poco con noi in diretta. Amici, tutto è pronto per l'evento sportivo dell'anno, i 100 metri femminili, le concorrenti pronte ai nastri di partenza. Partite! CAD, avanti nel tempo. CAD, prodotti speciali per l'edilizia. Un'azienda all'avanguardia, da 30 anni leader nel settore. Collanti, intonaci, adesivi per ceramiche, finiture, impermeabilizzanti ed inoltre raso seta, il rasante che non macchia. CAD, un'azienda campana che vince in Italia. www.cadsrl.it. CAD, avanti nel tempo.
Mango Gourmet. Solo per buone forchette. Mango Gourmet, distributore Napoli e provincia. Consorzio Coref. Tante offerte settimanali per il noleggio sia a breve che a lungo termine di una vasta gamma di autovetture, furgoni e monovolumi. Edil Sivisa, il mondo dell'edilizia a 360 gradi. Per te che vuoi il meglio, c'è Carta Reale. Sicurezza e innovazione tecnologica si fondono con la solidità della tradizione. Carta Reale, il privilegio di essere unici. Nicola Vinciguerra è presente con il suo store nel centro storico di Napoli da oltre 20 anni. Qui troverete abbigliamento casual sportivo di marchi rinomati come Blauer, Armani, Calvin Klein, Kiwi, The North Face e tanti altri. Sempre attento ai particolari, Nicola Vinciguerra cura molto la sua sartoria di abiti eleganti per ogni occasione. Veste tanti personaggi del jet set e partecipa a diversi eventi di moda nella continua ricerca per migliorarsi. Unica sede a Via Toledo 35. Vi aspettiamo con tante promo. Siderale, l'azienda specializzata nella produzione e vendita di tutti i prodotti siderurgici. L'impegno per la qualità del design al 100% italiano e la soddisfazione dei clienti sono il motivo per cui sono diventati un punto di riferimento. Il loro centro servizi offre taglio e foratura travi a misura, taglio e piegalamiere, taglio pannelli coibentati a misura, taglio e incisione laser. Inoltre, per soddisfare le esigenze della clientela all'interno dell'azienda, è presente un negozio di ferramenta. Siderale, entusiasmo e competenza al servizio del cliente. RES Ponteggi a Napoli è un'azienda leader nell'installazione e noleggio di ponteggi edili e navali, riconosciuta per la sua esperienza e innovazione. Opera sia in Italia che all'estero, offrendo un servizio completo che include progettazione, realizzazione, montaggio e smontaggio. La filosofia di RES Ponteggi ruota attorno alla soddisfazione del cliente, al valore dei loro dipendenti e alla ricerca di soluzioni innovative. RES Ponteggi. In alto, con sicurezza. Ben ritornati in studio con noi, continuiamo con le gare di Serie D, restiamo nel girone H, Gigi. Sì, vediamoci subito le immagini della Palmese che ha fatto tremare il Casarano, la corazzata Casarano, appunto la formazione pugliese è riuscita ad agganciare il pari solo nei minuti di recupero con un calcio di rigore alquanto dubbio. Comunque Gaetano, una grandissima Palmese che sta facendo un grandissimo campionato. Conferma il percorso che stanno facendo, di ottimi risultati. C'è il rammarico perché pareggiare all'ultimo secondo minuto di rigore, adesso vedremo delle immagini, su un campo così, perché poi il Casarano è, diciamo che è una corazzata, è costruito per vincere questo campionato, è stato un pareggio che vale come una vittoria. Ma hai anche regalato un gol alla squadra avversaria con un autogol. Questo è il primo gol al decimo con Saraniti. Casarano in vantaggio, maglia bianca per la Palmese, invece azzurrana per la squadra del Casarano. Qui vediamo il primo gol di testa da parte di Saraniti. Anche la posizione c'era anche qualche assenza per mister Grimaldi.
Sì. Comunque la squadra ha retto bene, ha ma passa reagito. Soltanto un minuto, la risposta, Gigi, guardate che gol, bellissimo il gol di Orefice, questo è il suo terzo gol in campionato, in quattro gare, il suo terzo gol, bellissimo il gol, lo rivediamo ancora, si gira bene, e palla a giro sul secondo palo, nulla può l'estate, il sole del Casarano, due, un pareggio e poi c'è subito il vantaggio della squadra di Palma Campania con Volpe, l'altro attaccante, che sigla il sorpasso, il 2-1, eravamo al minuto 17esimo, una partita pirotecnica che nei primi minuti è stata veramente velocissima, i giocatori hanno messo veramente tanto, tre gol in pochi minuti di gioco, sì, sì. E poi arriva anche il pareggio della squadra del Casarano, l'MLM, la palla l'autogol questo. Sì, sì, sì. Malagnino, eravamo dopo 60 secondi del pareggio del vantaggio della Palmese e poi arriva questo gol che è stato anche molto contestato, una posizione mezza regola, una posizione di partenza del calciatore, sì, del infatti Casarano. Infatti anche il primo gol di Saranide era piuttosto dubbio dalle immagini che abbiamo visto al telecamera, piuttosto larga. E poi la Palmese arriva, no, anche... Non si arrende mai questa Palmese, ecco, no. Ha giocato a viso aperto contro la squadra più forte del campionato, eccolo qua, poi arriva anche il gol del 3-2. Sì, eravamo al minuto... Al 27esimo del secondo tempo. Sì, no, siamo nel primo tempo. Ah, scusa, nel primo tempo, sì, sì, nel primo tempo. È una gara sicuramente accesa, e Gigi, tu parlavi della bravura della Palmese, ma pensa che la Palmese è anche rimasta in 10 per l'espulsione di Volpe nel secondo tempo, quindi comunque poi, in una gara così complicata è stata allontanata anche mister Grimaldi sull'episodio che vedremo dopo del calcio di rigore. Eccolo qua, dovrebbe essere questa l'azione del calcio di... Questo è il primo rigore concesso al Casarano. Al Casarano. Sì, primo rigore che però sbaglia. Esatto, anche questo... eccolo qua, c'è l'espulsione di mister Grimaldi per proteste su questo, su segnalazione dell'assistente su questo primo calcio di rigore. Però il primo viene parato Malcore sul primo rigore e poi dopo sul secondo il portiere della Palmese a essere freddo. Vabbè, un tiro anche centrale però, Gigi. Per salvare il portiere a non buttarsi prima, quindi a vedere aspettato dove Malcore calciava. Quello che facevi tu quando giocavi, esatto, facevi il portiere. Poi questo... Cioè, ecco, prima la partita è così, si è innervosita, cioè, qua se non vado errato un'espulsione. Sì, 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 ci sta. Un calciatore del Casarano. Del Casarano prima. La posta in palio era altissima, il Casarano voleva dimostrare davanti al proprio pubblico di essere la regina di questo girone, che non lo è. E si è trovato la Palmese. Questo è l'episodio che ha protestato, sì, la Palmese per questo contatto. Stiamo vedendo adesso le immagini per insieme a voi, perché per la prima volta sono arrivate, ringrazio Ciro Varriale che ha montato, è arrivata la partita integrale, quindi abbiamo dovuto montare le immagini. E qui c'è il rigore al 90esimo. Esatto, ci può essere, e questo è il rigore molto molto dubbio, mister, concesso al Casarano. Mister Bruno. Ma eccolo qua, guarda. Sinceramente questo diciamo è un pochettino... È un pochettino l'ha tirato, però al di là di tutto io vorrei dare dei meriti alla Palmese, prima alla società che ha dato continuità all'anno scorso, ha dato continuità tecnico, ha dato una continuità di gioco e stanno avendo i frutti. Oggi venire a Casarano con un attacco Saraniti, con un attacco di quella che ha sbagliato il rigore, Malcore, che l'anno scorso ha fatto i gol in C, penso che... Con quel pubblico è andato a fare un grande, grande risultato, peccato, perché però ripeto, la Palmese va dato un plauso perché ha dato continuità a questo staff tecnico, a questa squadra, già dall'anno scorso, con un grande campionato che hanno fatto. Beh, io ho visto alcune cose.
La Palmese generalmente in difesa è abbastanza attenta e guardinga. Oggi ho visto un attimo qualcosa che non era giocato. Le ultime tre partite aveva preso un solo gol. Ma infatti, ma oggi giocavi con una squadra di categoria superiore. Questo ci sta, perché ti ho detto che è rimasta attacco in 10, ha subito due rigori. No, ma poi con un attacco come Malcore, Saranite e Company, voglio dire ci sta pure. Forse a Fred si voleva spiegare diversamente, però diciamo la verità: il secondo gol del Casarà c'è stato un po' di imbambolamento in difesa. Sì. Questo forse io l'ho visto pure io. Però è così, può capitare. Però andare a fare 3-3 a Casarano, dove Malcore, che l'anno scorso ha fatto quanti gol in cinque, un giocatore importante, e perdere, pareggiare con un rigore negli ultimi minuti, questo dà il valore di questa grande partita della Palmese di mister Grimaldi. La Palmese comunque in casa è un bunker. Vediamo un attimo. Comunque ha dimostrato prossima anche mister Iervolino di fare una grande partita anche fuori casa, solo per quel rigore un po' dubbio alla fine è arrivato il pareggio. Abbiamo già detto un po' tutto, che saranno piazza e società importante, investimenti importanti, quindi per chiunque andare lì e fare risultato non vale tre punti, non vale un punto, vale sempre un punto in più, quindi c'è da dare merito e atto a tutta la società, a tutto lo staff. E quindi complimenti ancora alla Palmese per questa bellissima prestazione, nonostante non è arrivata la vittoria. E domenica prossima farà visita al Brindisi, quindi seconda trasferta consecutiva in terra pugliese. Sabato, ritorniamo nel girone G e vediamo le immagini del derby tra la Putiolana della famiglia di Costanzo e la Sarnese della famiglia Pappacina. Finisce 0-0. È stato un derby che doveva essere regalare emozioni. Ci sono state solo nel finale. Primo tempo meglio la Sarnese, secondo tempo la Putiolana con i due rispettivi tecnici. Con alcuni cambi ha aggiustato la squadra e ha messo in difficoltà la Palmese. Poi nei minuti finali la squadra Puteola Flegrea ha avuto due grossissime ghiotte possibilità per vincere la gara. Come vediamo dalle immagini, Marotta due volte si è fatto ha sbagliato l'impossibile. Squadre in campo con tanta gente sugli spalti da parte di Pozzuoli, un centinaio arrivati anche da Sarno, ma nel pomeriggio c'era stato un incidente, un tifoso che è deceduto con la moto, un 32enne che sulla costiera amalfitana è deceduto. Allora i tifosi hanno, nel momento in cui sono entrati allo stadio, hanno preferito non fare tifo. Poi vediamo subito le due squadre schierate, Putiolana in maglia granata, maglia bianca per la squadra del tecnico Massimo Acovino, e l'ultimo arrivato venerdì tesserato, inquadrato Liurni con la maglia numero 70, Sasamarra per la squadra Flegrea. Partono i primi 45 minuti e alla prima occasione è della squadra ospite della Sarnese, come vediamo, anzi prima è la Putiolana che si affaccia dalle parti di Bonucci, che poi il giocatore D'Ammarco viene messo in sì. E poi c'è ancora un'altra azione molto 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 dubbia, che Liurni si dribbla per fuori gioco. Sì, fermati in fuorigioco, e così sfumano la possibilità e possibile vantaggio della squadra della Sarnese. Ancora Sarnese con Liurni pericolosissimo, che poi si fa improntizzare dall'estremo difensore Polverino su questa ribattuta parata in due tempi. Liurni, ricordiamo, e poi i tifosi che sono entrati alla mezz'ora della prima azione di gioco. Putiolana ancora pericolosa su palle alte, ma D'Ammarco non riesce a colpire di testa. Putiolana nel finale c'è anche un gol annullato per presunto fuorigioco. Prima c'è questo colpo, questo tiro da parte di D'Ammarco, e poi Sarnese con Montini si fa vedere dalle parti di Polverino, palla alta sulla traversa, e qui nel finale eravamo al 47esimo della prima frazione di gioco, c'è ancora Sarnese che si fa vedere con Montini con questo tiro dalla distanza, poi D'Ammarco che supera un avversario, palla messa nel cuore dell'area di rigore, non approfitta nessuno, e qui inquadrato D'Ammarco, e poi nella ripresa, e qui è l'azione al 47esimo, palla scodellata nel cuore dell'area di rigore,
viene messa in rete, l'assistente segnala la posizione irregolare del calciatore e il direttore di gara ne approfitta per mandare tutti sotto la doccia, visto che oggi si è ritornato a fare caldo. Primo tempo, diciamo che qua è quasi equilibrato, visto dalle immagini. Sono stati protagonisti gli assistenti con fuorigiochi da una parte e dall'altra, fermati i calciatori. Le immagini sono piuttosto chiare. Poi nel secondo tempo è tutta un'altra partita per la Putiolana. Marra cambia diversi calciatori, entrano in campo Mungo, Marotta e Balzano e danno un po' di verve. Sì, è un po' di esperienza. Prima c'è questa azione, un retropassaggio, ancora un'azione che si partiva da dietro, poi ne approfittava il giocatore della Putiolana, anche la Sarnese fuori Montini per c'è un altro cambio. E qui Balzano inizia a mettere i pericoli sul settore di sinistra. Prima abbiamo visto questo traversone, poi si distreggia bene, lo rivediamo ancora, con Marotta protagonista. Marotta riesce a liberarsi al limite della rigore, a procurarsi un calcio di punizione, l'ammonizione anche per il calciatore, che poi non succede quasi nulla, la palla viene respinta dalla barriera. Putiolana è sugli scudi. La più bella l'azione di Marotta che poi la conclusione sì, sul calcio sì, di punizione. Sì, Putiolana sugli scudi, nei minuti ancora protagonista Balzano con le sue giocate dal settore di sinistra, e poi c'è questa azione che manda Diakité in porta e Balzano ancora protagonista con i suoi dribbling, le sue giocate, che scompiglia mezza difesa del reparto di sinistra, della destra della squadra. Un ottimo secondo tempo alla Putiolana. E poi nel finale ancora un'azione con il giocatore di Diakité che ne approfitta, però sbaglia il tempo di giocata per servire l'attaccante del cuore della rigore. Si danna al Massimo Agovino, il tecnico, per i troppi errori dei propri calciatori. Guardate nel finale che poi che succede. Prima c'è questo tiro bellissimo da parte di Mungo, subentrato nella ripresa, e poi c'è un'azione, questa è l'azione nei minuti finali. C'è l'errore del difensore, ne approfitta la Putiolana, Marotta a tu per tu con il portiere, sbaglia la possibile vantaggio per la squadra di casa. Sul seguente angolo, guardate ancora Marotta, Alessandro. Mister Iovolina ha buttato alle ortiche la vittoria con questa azione. Era il match point, diciamo. Su questa immagine, dopo 5 minuti di recupero, il direttore di gara dice può bastare così, 0-0, emozione da una parte e dall'altra. Alla fine chi c'è da rammaricarsi è la squadra Flegrei, che si deve mangiare le mani. Sì, assolutamente, dato le occasioni finali, soprattutto questa, Bruno, questa occasione finale. No, ma la partita, sono d'accordo, prima la partita si è svolta, primo tempo il famoso derby, secondo tempo la Putiolana ha avuto un sacco di occasioni da gol. Non si sono tramutate, perché alla fine quando non la butti dentro, però sì, il famoso derby che alla fine poi è venuto solo 0-0, ma ripeto, con una Putiolana che nel secondo tempo avrebbe meritato, però la Sarnese è stata dimostrata di essere in grande spolvero. È stata comunque... bisogna rivedere molte cose, perché la squadra in 4 partite ha fatto 2 gol, è quasi l'attacco più anemico, assieme a squadre come Atletico Lodigiani, Atletico Uri, solo in Monte Rotonda è una squadra che ha fatto un solo gol. 4 partite, 2 gol è pochissimo per una squadra che produce, ma diciamo conclude poco, però questo sa l'allenatore, diciamo, riprendere queste cose. Sì, però assolutamente. Abbiamo visto le immagini, concludiamo le immagini. No, no, assolutamente. Quindi si è visto sabato, Gaetano diceva, un secondo tempo che la Putiolana ha messo alle corde la Sarnese, però la Sarnese ha tutte le qualità per poter venire fuori. Dalle immagini che ho visto, a mio parere, 70 minuti di equilibrio da derby, però negli ultimi 20 minuti ci sono state 2-3 occasioni della Putiolana clamorose, che potevano far vincere la partita alla Putiolana, onestamente. No, no, assolutamente, l'abbiamo detto. Ma la Sarnese, mister Evolino, già la possibilità domenica prossima contro il Sassari di riprendere la corsa, oppure di cominciare con la retta via? Cioè quella chiesta dal presidente Pappacina. Assolutamente sì, anche perché penso che, a prescindere poi dalle immagini... Scusa, una società che prende anche gli urni, no, in corso d'opera, significa che ci crede nella vittoria del campionato.
Assolutamente, anche perché penso che appunto io credo che nella partita odierna, quello che abbiamo visto, si sono scontrate due squadre che hanno tantissima qualità, sono ricche di qualità entrambe le squadre. Seppur hanno dei giochi, a mio avviso, leggermente diversi tra i due tecnici, però credo che hanno tanta qualità, tantissima qualità, e quindi credo che sicuramente entrambe possono appunto riprendere il cammino e far bene. No, sono due ottime squadre, viste anche la Puteolana, soprattutto per il secondo tempo, è una squadra che dimostra che, come dice spesso mister Marra, può vincere il campionato, e quello che ha dimostrato in campo assolutamente. Sono due squadre che possono puntare in alto in questo campionato. Vediamo le interviste del dopo partita. Innanzitutto sono d'accordissimo quando dici che nel primo tempo c'è stata una squadra che ha proposto del calcio, del buon calcio. Peccato che poi su quelle 3-4 situazioni veramente pericolose non siamo andati forse, ma non voglio dire neanche con la cattiveria giusta, ma magari ci siamo arrivati un pelo tardi, abbiamo chiuso poco. Queste 3-4 combinazioni importanti che abbiamo fatto, magari arrivarci un po' con più di furore agonistico lì sotto porta. Poi al secondo tempo la partita cambia, hai ragione, ma cambia perché c'è una squadra che ti fa vedere una partita dove magari l'allenatore non allena su queste cose qui, perché quando ti giocano in attacco diretto, e la Puteolana l'ha fatto per tutto il secondo tempo usando centimetri, sui centimetri non c'è tattica, sui centimetri c'è il mestiere. E allora è normale che giocando in attacco diretto è una squadra che ti mette lì, che ti fa abbassare di colpo e ti mette nella tua metà campo. Però voglio dire, oltre ai tanti duelli, e in ultimo al 93esimo quell'errore, che si è quasi girato lei con lo sguardo, ho notato questa cosa. Beh, lì sarebbe stato un regalo confezionato proprio a puntino alla Puteolana. Poi abbiamo sofferto, ecco, su queste cose qui, ci siamo abbassati su queste cose, abbiamo fatto poi fatica, e lo dico con tranquillità, fatica a ripartire. Però in tutto ciò voglio dire, e lo dico senza mettere la mano avanti, perché poi bisogna raccontare cose, la partita alle persone, e bisogna raccontargliele bene le partite. Noi abbiamo fatto le prime 4 gare, si è andata a vedere la classifica, con tutte le squadre che sono lì sopra. Allora mister, un pareggio, la Puteolana continua quella con una striscia positiva, un pareggio che poteva essere vittoria però in questo caso. Sì, soprattutto per la mole del secondo tempo, dove nel primo tempo non siamo riusciti a uscire bene sulle loro mezzali, tant'è vero che nel secondo tempo abbiamo aggiustato, abbiamo alzato un pochettino a stemio, e le loro uscite facili del primo tempo non riuscivano più a impensierirci. C'è da dire che abbiamo avuto delle occasioni importanti. Non era facile giocare contro una squadra ben organizzata che veniva soprattutto da una sconfitta in casa, veniva arrabbiata con giovani, giocatori nuovi, e sinceramente io devo dire che i ragazzi hanno fatto una grandissima partita, soprattutto nel secondo tempo hanno mostrato grande carattere, hanno spinto tantissimo, hanno cercato la vittoria, e penso che ai punti penso che nessuno poteva dire di nulla, però va bene, ci prendiamo questo pareggio. Continuiamo la nostra serie positiva, non abbiamo subito gol, e adesso ricarichiamo, anche perché ho una rosa abbastanza ampia, e soprattutto c'è gente che deve mettere tanti minuti. Oggi Mungo veniva da un lungo periodo di inattività, lo stesso Civilleri, piano piano lo stesso Marotta, che ancora non sta in condizioni come volevamo, Coniglio non si allena con noi ancora da parecchio perché comunque ha un problema al tendine. Però ti ripeto, sono contento perché soprattutto il secondo tempo chi è entrato ha fatto un grande lavoro, ha sfruttato la forza che hanno dato quelli del primo tempo. Abbiamo sentito due mister a fine partita. Rivedendo le immagini, Gaetano, i due gol sembrano tutti due regolari, rivedendo le immagini dei due gol annullati. È un mio pensiero, a me sembrano tutti e due regolari. Abbiamo visto bene perché stavamo anche l'arbitro. Sia quello che quello che ha chiamato il fuorigioco. Assolutamente. Nel girone I invece, Bruno, continua la corsa della Scafatese, primo in classifica a punteggio pieno, vince anche in quel di Enna, ribalta il risultato. Purtroppo si ferma il Pompei contro la Vibonese. Ma hai detto tutto, io dico una cosa, quest'anno quando c'è
società. Ritorno perché Scafati c'ha una storia. Staff tecnico all'altezza. Pubblico e giocatori, io vedo che i risultati alla fine arrivano. Perché diciamoci la verità, la Scafatese oggi c'ha una rosa di tutto rispetto. È una rosa... già ci annoverano due giocatori che sono stati con me. Uno è esordito con me, Foggia, era 91 a Siracusa, che è un bomber oggi che fa i gol. C'è Raffaele Vacca, cioè per dirti, ma questi c'è una rosa... E quindi io penso che se la giocheranno Siracusa, Scafatese e Regina, e col Pompei che deve ancora, diciamo che è una neopromossa, però, ma vedo molto più, diciamo, un pochettino più propositiva la Scafatese per come è iniziato il campionato. Però ripeto, questo è un girone finalmente anche avvincente, perché ci sono 3-4 squadre che potrebbero dire la loro. Assolutamente. Allora Carmen, diamo i risultati di eccellenza, vediamo i tanti servizi che abbiamo. Continuiamo a tambur battente, ci buttiamo in eccellenza, abbiamo tantissimi filmati da mostrarvi, quindi andiamo a vedere subito i risultati delle gare della quarta giornata del girone A. Castel Volturno Frattese 2-1, Portici Sessana 2-0, Afragolese Montecalcio 1-0, Albanova Gladiator 1-1, Pomigliano Nola 1-2, Real Forio Quarto 4-0, Micri Frocalcio 1-3, Real Normanna Ercolanese 1-1, Santa Anastasia Virtus Afragola 2-0. Andiamo a scoprire la classifica che vede in testa Afragolese e Nola con 12 punti. Albanova 10, Castel Volturno e Portici 9, Real Normanna, Real Forio e Quarto 7, Gladiator Ercolanese 5, Virtus Afragola e Sessana 4, Santa Anastasia e Frocalcio 3, Pomigliano 2, chiudono la classifica con 0 punti Montecalcio, Frattese e Micri. Andiamo nel girone B. Apice Eraclea 1-2, Città di Solofra Agropoli 2-0, Rossoblu Castel San Giorgio, Polisportiva Santa Maria Cilento 0-2, Santa Maria La Carità Vittoria Marra 3-3, Junior Stabia Lions Montemiletto 2-1, Serino Calpazio 3-0, Audax Cervinara Ebolitana 0-5, Batti Pagliese Buccino Volcei 1-0, Sant'Antonio Abate Salernum Baronissi 1-2. In vetta alla classifica abbiamo la Batti Pagliese con 12 punti, segue la Junior Stabia con 10 punti, ad 8 punti Vittoria Marra Salernum Baronissi, Buccino Volcei Eraclea 7, Città di Solofra Lions Montemiletto ed Apice 6, Santa Maria La Carità 5, Virtus Serino, Sant'Antonio Abate, Rossoblu Castel San Giorgio e Adax Cervinara 4, Ebolitana, Polisportiva Santa Maria Cilento ed Acropoli 3 e chiude la classifica il Calpazio con 0 punti. Grazie Carmen. Allora cominciamo con i tanti servizi che abbiamo, cominciamo con Portici Sessana, la formazione del presidente Altomare vince in casa, quindi bissa la vittoria di domenica scorsa contro il Montecalcio. E terza vittoria consecutiva, sì, Gigi. Assolutamente, il Portici, mister Iavolino, era una squadra costruita per vincere e lo sta dimostrando sul campo, a cercare di tenere il passo delle squadre lì davanti. Assolutamente, penso che la squadra insieme ad altre che più o meno rispecchiano la classifica che vediamo è una squadra costruita per provare a fare bene bene, tra il presidente e il direttore Iervolino penso che hanno strutturato una squadra molto molto importante. Poi hanno scelto una guida tecnica secondo me validissima che è il mister Perrella e quindi credo che nel corso del tempo il suo modo di pensare calcio verrà fuori, quindi con i giocatori che hanno scelto appunto per questo faranno grandi cose, seppur ovviamente il girone è un girone complesso e soprattutto nella parte alta della classifica sono tutte squadre che hanno qualità da vendere e quindi ci sarà da vedere un bello spettacolo. Assolutamente. Gaetano, questo Portici di mister Perrella, gli hanno messo tanti giocatori importanti a disposizione, tra cui Liguori che ha anche segnato oggi, Lepre, quindi una bella squadra. Vabbè, diciamo così, Portici è una delle squadre che giocheranno fino alla fine, una medaglia di vertice, perché dai nomi di giocatori, la guida tecnica e la società hanno costruito qualcosa di importante. Però noi sappiamo bene che questo campionato è molto difficile per molte squadre, perché è molto livellato in alto, non in basso, in alto, perché ogni squadra ha del potenziale tecnico importante. Abbiamo visto prima l'undicesimo il tapin vincente di Zullo che porta la squadra in vantaggio sull'1-0 dopo soltanto 11 minuti di gioco.
Questo invece è il calcio di rigore per il Portici. Portici, sì, che affrontava, Bruno, la Sessana, che la settimana che scorsa aveva battuto la Versa, sì, quindi sì, sì. Ma come dice anche Gaetano, se una neopromossa... L'eccellenza A, ma direi l'eccellenza A in Campania, diciamo che io vedo una serie D proprio, cioè perché sono tutte livellate in alto, ci sono squadre veramente attrezzate alla grande, quindi sì, vedremo un campionato avvincente come d'altronde tutti gli anni lo è. È un po' il discorso che facciamo prima della Cerrana, che ha lasciato un grande blocco dell'anno scorso in eccellenza, lo tiene anche in quindi dare continuità al progetto tecnico, sono d'accordo con te. La qualità che del girone A è immensa, è elevatissima. Per la cronaca abbiamo visto prima il rigore dato al 17esimo perché Carrot era stato steso in campo e espulso a Battaglia, quindi la Sessana resta in 10, però Lepre sul dischetto sbaglia, becca il palo e quindi non si va sul 2-0. Sì, assolutamente, è stata una partita... E come dice Gigi, la Sessana, la squadra contro la Sessana, veniva da un risultato importante la domenica prima, che aveva vinto. Quindi, ripeto, è un campionato molto, molto, molto livellato in alto, tra le squadre già le conosciamo, Nola, Fragolese... Portici si è anche inserito questo Castelvolturno, vabbè, tutte che ha battuto la Frattesi, a delineare ancora la, secondo me proprio per finire il fatto è Portici. Comunque dobbiamo anche dare atto alla Sessana che comunque ha fatto 70 minuti a 10 uomini e contro un Portici così è difficile portare avanti una partita. La Sessana che però poi al 72esimo sfiora anche il gol sulla punizione di Rinaldi. Quindi comunque la reattiva importante nel secondo tempo, non è che ha lasciato giocare in la squadra avversaria. No, ma la Sessana è una squadra, te lo torno a ripetere, sono tutte squadre importanti. Poi ritornando a Castelvolturno, stanno confermando il loro ottimo campionato dell'anno scorso. Stanno in belle soddisfazioni perché poi, io le ho viste con la Fragolese, e veramente hanno dimostrato una grande partita, perdendo, però hanno dimostrato di essere una squadra organizzata, una squadra forte. Dobbiamo fare i complimenti a mister Correale per il buon lavoro che sta facendo. Assolutamente, un grandissimo lavoro. Comunque anche la punizione che dicevamo prima, poi sì, anche dopo la Sessana costruita bene dal direttore Giovanni Fabbozzo, quindi ha messo su un buon organico. Come si diceva prima, qui mister, ogni partita è difficile. Assolutamente. Il campionato avvincente è come lo è sempre stato l'eccellenza girone A e si conferma sempre tutti gli anni. Eccolo qua, questo è il gol di Liguori che poi chiude all'ottantesimo, chiude definitivamente la partita, quindi mette 3 punti importanti in classifica. Io direi di Liguori tra i migliori in campo, assolutamente. Ma Liguori è sempre tra i migliori sono in campo. Sono quei giocatori che fanno la differenza, c'è poco da fare, mister Di Liddo. Vabbè, ho avuto ma due anni Liguori, con noi. Messi e Mancini. È un giocatore tecnicamente fortissimo, e a volte le partite le risolve da solo con le sue invenzioni. Però deve stare sempre sul pezzo. A Fragolese, Nola, Albanova, 3 squadre che venivano dalla Serie C. Veniamo all'intervista del presidente Altomare. Una partita importante, il Portici dimostra non solo di portare a casa i 3 punti, ma anche di avere un bel gioco. La partita è conclusa con 2 gol di scarto, poteva concludere ancora di più. Insomma, una squadra allestita per far bene, ora si devono conquistare solo i punti pesanti. Assolutamente sì, stiamo facendo molto bene, è arrivata un'altra vittoria, un bel gioco, poteva essere più rotonda, ma comunque abbiamo giocato contro una squadra molto molto preparata, organizzata, che veniva comunque da una vittoria importante contro l'Aversa. E abbiamo fatto il nostro dovere e siamo contenti, dai, sì, la squadra è attrezzata per puntare in alto e speriamo di raccogliere più punti possibili. Quanta soddisfazione nel vedere anche l'abbraccio tra tifosi, squadra, insomma, si sta creando quell'amalgama che serve. Sì, ma io l'ho detto dal primo giorno, i tifosi ci sono stati sempre al nostro fianco e dal primo giorno che siamo arrivati qui in città e ora l'entusiasmo si sta aumentando man mano con le vittorie, poi porta ancora più entusiasmo e speriamo di vedere sempre un San Ciro sempre più pieno. Io Carmen, prima di darti la linea per la regia, volevo ringraziare per la collaborazione delle interviste del presidente Altomare, Mario Fantaccione e Gaetano Scotto, appunto, che ha realizzato l'intervista sul campo.
Prima di continuare a vedere numerosi filmati di eccellenza, io vi lascio ad un brevissimo stacco pubblicitario e ricordandovi che se cerchi un abito per un evento importante, affidati alla sartoria di Nicola Vinciguerra Abbigliamento. Unica sede in via Toledo 35 a Napoli. Approfitta della promozione speciale con abiti a partire da 100 euro, con taglie dalla 38 alla 76. Da Nicola Vinciguerra potete trovare anche articoli casual sportivi con tanti nuovi arrivi di giubbini invernali, di marchi rinomati come Blauer, Kiway, Armani, Colmar, North Face e Calvin Klein, ed usufruire di Pago Light. Acquisti subito e paghi con i tuoi tempi. Coref. Non perdere le offerte speciali al centro Coref, ad Agnano in via Scarfoglio. Tagliandi completi a partire da 70 euro. Filtro olio, filtro aria e olio motore. Impianti GPL a partire da 500 euro. Si effettuano tachigrafi intelligenti e digitali e revisioni a mezzi superiori a 35 quintali. Non cambiate canale, a tra poco con noi. Novità dal mondo CAD. C50, il nuovo rasante a finitura civile ecocompatibile. Dierad, da oltre 30 anni accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale per i settori di fisiochinesiterapia, riabilitazione semiconvitto. Visite mediche specialistiche in sede, terapie strumentali all'avanguardia come TECAR ed isocinetica, piscine riabilitative ed il nuovo settore benessere con corsi di fisiopilates, riabilitazione neuromotoria, locopedia, psicoterapia e neuropsicomotricità. Servizio di trasporto a domicilio per i pazienti del semiconvitto. Ampio parcheggio custodito. Siamo a Napoli, in corso Secondigliano 207. Consorzio Coref, complesso revisioni Flegreo. Esperienza e competenza al vostro servizio. Tante offerte settimanali per il noleggio sia a breve che a lungo termine di una vasta gamma di autovetture, furgoni e monovolumi. Si effettuano collaudi, revisioni e pratiche auto. A vostra disposizione un'officina specializzata e altamente qualificata. Installazioni impianti GPL e metano in tutta sicurezza. Consorzio Coref, competenza ed affidabilità. We'll be right back.
RES Ponteggi a Napoli è un'azienda leader nell'installazione e noleggio di ponteggi edili e navali, riconosciuta per la sua esperienza e innovazione. Opera sia in Italia che all'estero, offrendo un servizio completo che include progettazione, realizzazione, montaggio e smontaggio. La filosofia di RES Ponteggi ruota attorno alla soddisfazione del cliente, al valore dei loro dipendenti e alla ricerca di soluzioni innovative. RES Ponteggi. In alto, con sicurezza. L'azienda specializzata nella produzione e vendita di tutti i prodotti siderurgici. L'impegno per la qualità del design al 100% italiano e la soddisfazione dei clienti sono il motivo per cui sono diventati un punto di riferimento. Il loro centro servizi offre taglio e foratura travi a misura, taglio e piega lamiera, taglio pannelli coibentati a misura, taglio e incisione laser. Inoltre, per soddisfare le esigenze della clientela all'interno dell'azienda, è presente un negozio di ferramenta. Siderale, entusiasmo e competenza al servizio del cliente. Ben ritrovati in diretta con noi, continuiamo con l'ampia pagina di eccellenza, Gigi. Sì, vediamoci subito Forio, la bellissima vittoria del Real Forio del presidente Luigi Amato contro il quarto, vince 4-0. Mister Iervolino, una vittoria convincente della tua ex squadra? Assolutamente sì, il primo tempo 1-0-0, però poi i valori alla lunga sono usciti fuori. Forio ha un collettivo importante, ha giocatori ovunque e quindi credo che alla fine il risultato di vittoria, perché poi diciamo i gol di scarto poi sono figli di qualcos'altro, però il risultato di vittoria è sicuramente quello più giusto. Ripeto, il Forio è una squadra importante, l'anno scorso anche avevamo una squadra forte. Però quest'anno ha aggiunto dei tasselli importantissimi come Michele Mosca, Luigi Castagna, Di Lorenzo, Cittadini, quindi credo che sia una di quelle papabili. Sì, di cui ne parlavamo poco fa in pubblicità, che può dire la sua anche per i primi posti, ma parliamo anche di primissimi posti, non solo di playoff, quindi c'è da dare merito ai direttori, c'è da dare merito al presidente che è un presidente che tutti vorrebbero avere, quindi forza alla fine a quello che è il loro progetto. Bruno, abbiamo visto un buon primo tempo del Forio, poi nel secondo tempo, come diceva il mister, ha legittimato la vittoria. Ma io dicevo, ecco, oggi si fa anche fatica a ricordarsi, perché prima io dicevo delle squadre. Ma questo è un campionato che veramente, veramente, rispetto anche agli altri anni, c'ha più di 10 squadre. E se uno si mette a fare i nomi, si dimentica qualcuno. Che qua dimenticavamo Real Aversa, Ercolanese, Forio, Frattese, Montecalcio. Cioè, chi ne ha più ne metta. Questo è un campionato, veramente, secondo me, degli ultimi anni, che sono sempre campionati difficili, veramente il più livellato in alto, come diceva il mio amico Gaetano. E quindi, però, Forio, vedete, oggi col quarto qua, come diceva il mister, primo tempo 0-0, ma poi appunto fuori i valori. Sanchez è andato dall'anno scorso, sta facendo un ottimo lavoro con un presidente diciamo che lascia lavorare, professionalmente preparato, quindi queste sono le credenziali. Poi Forio è stato sempre un ambiente caldo, Gaetano ci ha allenato, no Gaetano? Però vedete adesso il sintetico, tutte queste belle maglie, io quando sono già avevamo la clave, fatti capire. Lo so, terra battuta era, lo so. Terra battuta, spogliato stretto. Vabbè, però ho passato un anno bellissimo e poi veramente c'è da fare i complimenti a mister Sanchez e al presidente Amato, perché quest'anno, al di là degli altri anni che era una squadra buona,
ma quest'anno sono diventate anche più forti proprio come squadra di giocatori importanti, una rosa molto importante. Beh, quando comunque alzi il livello anche dal punto di vista delle spalle, no? Metti davanti qualcosa che ti dà peso dal punto di vista proprio, diciamo, dell'essere trascinatori sul campo. Mister, ma com'è lavorare con il presidente Amato? Beh, il presidente è inutile che diciamo, sembra piaceria, ma comunque non lo è. Il presidente è una persona stupenda, una persona con cui puoi interloquire di tutto, a prescindere dal calcio, quindi lavorare con una persona come lui, ripeto, l'ho detto all'inizio, tutti quanti vorrebbero stare con presidenti come lui, oltre poi a non far mancare nulla alla squadra, ma oltre a questo credo che sia una chiave importante anche il suo essere, prima che presidente, un tifoso. Lui entra in campo, entra negli spogliatoi a fine gara perché si sente parte integrante, non si sente presidente, si sente un tifoso, un giocatore. Vabbè, però deve giocare, Gigi, deve tifare. A Foglio si mangia anche bene, dai. Assolutamente. Per la cronaca, Aniceto, doppietta di Costanzo e Castagna, i gol del Forio. Adesso invece passiamo alle immagini della partita tra Fragolese e Montecalcio. Molte partite si sono giocate ieri, anticipate ieri, perché mercoledì ci sarà il turno di Coppa, Bruno, quindi le squadre hanno preferito anticiparle un po'. Ecco, questo è un altro big match. La Fragolese che ha punteggio pieno, il Montecalcio. Infatti si è sbloccata solo all'ottantesimo con un gol di Grigo. Ahimè, questo si ragionava, organici importanti. Il Montecalcio, sì, il Montecalcio non sta raccogliendo. Non sta raccogliendo quello che sta producendo. Esatto, perché come dicevamo anche prima, è capitato un calendario tremendo appunto, certo, per la formazione del presidente Capuano, però. Certo, però voglio rifarà. Dire sono scusami, tutto. Io volevo ringraziare come sempre Mi Informo TV, la televisione ufficiale della Fragolese, per le immagini, e sempre Pasquale Ciambrillo. In maglia bianca sono i padroni di casa della Fragolese, in maglia scura e fluorescente il Montecalcio. Quindi qua abbiamo visto subito un'azione. Ripeto, questa è un'altra squadra, la Fragolese, che la Fragolese è stata costruita proprio per vincere il campionato, ripeto, ma faccio fatica perché ce ne sono 5 o 6, 6 o 7 che diciamo che possono aspirare a tutte quante alla vittoria del campionato. Quindi un campionato bellissimo, questa eccellenza a girone A. Assolutamente. Comunque dalle immagini che stiamo vedendo, vedi un ottimo inizio del Montecalcio, che Pino Tamaro come ultimo acquisto ha preso Gigi Castaldo, quindi un bomber di esperienza. Mancava una punta centrale a mister Maradona lì davanti, e è arrivato anche il giovanotto Gigino Castaldo, grande Gigi, non c'è nessuno. Grande e questo Gigi, è il gol all'ottantesimo della Fragolese, con questa conclusione di Grieco, che ha dato tre punti importantissimi e pesantissimi, Gaetano, alla Fragolese. Senti, io ho visto la partita ieri e poi seguo sempre, quasi spesso sto andando a vedere la Fragolese perché ho un po' di simpatia per questa squadra, anche da ex, però ieri devo dire, fare i complimenti pure al Monte, alla squadra di mister Maradona, perché ieri ha tenuto il campo ben messo in campo, ha fatto un'ottima partita, ha giocato veramente bene. La Fragolese per me è una delle candidate a vincere il campionato, anche se ho visto una partita a Castelvetturno, ho visto pure ieri, è quella squadra che sa quello che vuole, anche se in qualche momento non sta al 100%, però ha giocatori, sì, che al momento importante risolvono la partita, e da me è esperto allenatore di terra battuta, dico, queste sono le partite che ti fanno capire la forza di questa squadra, perché è una rosa importante, giocatore importante, un allenatore importante, una piazza importante, però quest'anno dico che la Fragolese dirà la sua fino alla fine. Sono d'accordo con te, mister, perché ieri mi è sembrata appunto una partita, come hai detto tu, dove non sembrava la Fragolese essere al 100%, però aveva sempre, diciamo, quella sicurezza di se stessa, dove sapeva un attimino, a volte ha usato troppo, secondo me, abbassare i ritmi, quando però nell'attimo in cui ha accelerato un attimino con l'azione sulla destra ha strappato e poi ha fatto gol il 2005, quindi sa quello che vuole, e poi forse probabilmente aveva anche un po' di pensiero a quello che è mercoledì, perché mercoledì, sì, ce l'hanno la Coppa col Nola, quindi un pochino in maniera non diretta, tu calciatore magari ci pensi un attimino a pararti il giro per quello che è la Coppa, perché poi il Nola
tutti quanti la vorranno giocare, la vorranno battere, quindi, però come hai detto tu, mi è sembrata proprio quella squadra che sa come arrivare qualsiasi sia il mezzo. Vediamo subito l'intervista di Grieco all'appuntolatore del gol nel dopo partita. Alessandro Grieco, match winner di questa sfida importante sofferta, ci racconti l'emozione del tuo primo gol al Moccia, il secondo con la maglia della Fragolese, il primo era arrivato a Mondragone contro il Castel Volturno, altro gol pesante, però oggi questo è pesantissimo. Sì, sono molto contento perché è il mio primo gol qua dall'anno scorso, perché i tifosi mi hanno accolto sempre bene e quindi sono molto contento. Che lavoro ti aveva chiesto di fare mister Ciaramella? Ti abbiamo visto preparato, pronto, desideroso di spaccare il mondo. L'hai spaccata la partita con quell'inserimento decisivo letto malissimo dalla difesa del Montecalcio. Poi in campo ci vado io, questo è l'importante. Ale, stasera si festeggia, però da domani testa al Nola, perché mercoledì arriva una partita importante sentita dalla piazza ma anche da voi, è l'andata degli ottavi di finale. Sì, oggi ci riposiamo, oggi e domani, dal lunedì subito testa al Nola. Ultima domanda, a chi dedichi il gol? Sempre alla mia famiglia e di Fotilla Fragolese. Quindi abbiamo sentito anche l'autore del gol Grieco, come dicevamo mercoledì partite importanti, però dall'altra parte per il Montecalcio, ecco, stare mister Rivolino a 0 punti in classifica, quindi ti può creare un po' di sconforto, però come abbiamo visto la squadra ha giocato bene. Beh sì, ieri è stata una partita che fino al gol poteva anche rimanere 0-0, però poi alla fine, come hai detto tu, i punti iniziano un attimino a pesare. La squadra, secondo me, di Diego è una buona squadra, è una squadra che io la seguo, è una squadra che crea tanto, però no, finalizza poco, mister. No, a me è una mia idea, perché parlavo con un allenatore ai calendari all'uscita e lui mi disse: ma mamma mia, qua no, disse, ma sai la cosa? No, ma mister, ma quelle le squadre sempre si devono incontrare prima o dopo. No, non è così, perché una partenza di campionato può essere anche falsata da certe situazioni, ma non per falsata, per qualcosa che può capire la mia parola, però può trovare una squadra impreparata che si sta costruendo o una squadra nuova e trovare una Fragolese o un Nola o una Versa al 100%, perché vedi la classifica di Monte, che è una squadra per me buona, e della stessa Frattese, squadra buona, che mister Valerio e mister Maradona giocano, combattono per qualche episodio, perché quando incontri le squadre importanti la puoi anche perdere, però tu incontrare 4 squadre di vertice è cosa, e trovare squadre che stanno per il momento, come si dice, arrangiando è già diverso. Sì. Allora a volte la classifica sì, anche io sono sicuro che queste 2 squadre usciranno da questa situazione. Ma assolutamente. Vediamoci adesso invece le immagini dell'altra capolista, il Nola, che in una partita Gaetano da altri tempi, altre categorie, Migliano Nola, quindi una partita di altre categorie questa. Sì, io dovevo andare a vederla perché il direttore Ciro Raimondo mi invitò, ma sono andato a vedere la Fragolese. Ma questa, se non vedi, adesso vedo poco diffusi là, saranno quelli del Nola. La concorrenza si è andata a vedere. Che cosa? La concorrenza del Nola, la Fragolese si è andata a vedere. No, ma io vado a vedere tutte le partite perché a me piace vedere il calcio. Però questo è un derby di altri tempi, un derby da 4.000-5.000 persone, che noi non parlavamo del Nola, ma il Nola è un'altra candidata, che squadra costruita alla grande per vincere il campionato, pure lei. Pomigliano va allenata da Mister Re, una buona squadra. Non la ripeto, e poi l'allenatore Farina del Nola, un allenatore che ha vinto tanti campionati, esperienza. E allora tu, pure quando vedi queste cose, vedi la forza di una squadra, di una società, che obiettivi hanno. Perciò queste sono tutte quante partite importanti. Io volevo soltanto ricordare a Gigi che tutte le gare di ieri e di quest'oggi si sono aperte con un minuto di silenzio disposto dal presidente Carmine Zigarelli per le vittime del crollo della palazzina di Saviano. Assolutamente. Stiamo vedendo le immagini. Bruno, una vittoria importante questa del Nola su un campo difficile come quello del Pomigliano. Certo. Tu hai detto bene, un derby d'alti tempi, una storia d'alti tempi. E quando uno ha la storia se la porta sempre anche in campo. Però il Nola, diciamo, è una squadra che, ecco, si annovera fra quelle 3, 4, 5 che veramente possono dire la loro sia in campionato sia nella Coppa Italia, perché hanno un organico di tutto rispetto. Pomigliano stanno cercando, hanno preso un allenatore come Felice Rea, il quale del posto conosce un po' l'ambiente,
sperando che poi Pomigliano si possa riprendere al più presto e possa ritornare anche lei in alta classifica. Mister Iavolino, questo è il gol del vantaggio del Nola. Hanno segnato due dei giocatori più forti, dell'Orfanello e Pozzebon. Poi davanti lì c'hanno tantissimo, c'hanno Varsi, c'hanno Filosa, che mi piace ricordare. Filosa è ischitano, è dal 2019 che era con me, che lo alleno dal 2019 costantemente, diciamo, e quindi mi fa piacere per lui che quest'anno si sia inserito in una squadra di così elevato prestigio, che punta a tanto a stare in alto. Quindi la squadra poi di Mister Farina, secondo me, è composta da giocatori, da vari giocatori che possono fare categoria superiore, un po' il discorso appunto che facevamo all'inizio della Cerrana. Quindi c'è tanta carne a cuocere in questo girone, c'è tanta concorrenza, c'è tanta qualità in campo, ci sono tanti investimenti, e soprattutto la bellezza sarà nel fatto che magari la spunterà un tiro che va fuori, un rigore non concesso, un che abbiamo gol. Visto che Siciliano invece il rigore l'ha realizzato e ha riaperto un po' la partita per appunto per il Pomigliano. C'è anche un'espulsione per il Nola, quindi la partita è anche combattuta, sì, vedi? È proprio Alfredo Varsi, quindi non è espulso, che probabilmente salterà poi il prossimo impegno con l'Albanova, quindi altra partita difficile per il Nola. Eccolo qua Mister Farina che va a abbracciare i suoi dopo questa vittoria importante, come dicevamo, su un campo difficilissimo come quello del Gobbato. Sì. Ma diciamo che il Nola comunque dall'inizio è stato costruito per fare un campionato di vertice, un campionato per la vittoria. Poi avere Varsi, Pezzabon, Filoso là davanti, Cassandra, questa è una squadra fortissima. Assolutamente fortissima. Noi siamo in attesa dell'altro big match, delle immagini del big match tra la Versa e l'Ercolanese, finita 1-1. Speriamo di riuscire ad avere da parte della società della Versa le immagini prima della fine della trasmissione. Però nel frattempo, Carmen, vogliamo dare uno stacco pubblicitario e poi rientriamo con i servizi e vogliamo continuare con i servizi. Facciamone vedere un altro. Dai, allora, vediamoci un altro derby, quello tra Albanova e Gladiator. Finisce in parità anche questo, Bruno. Un derby importante con l'Albanova che sta facendo un grandissimo campionato. Altre due squadre che stanno, diciamo, forti, hanno forti organici. L'Albanova che viene da uno score di partite importante. Ha questo ragazzo che sta facendo benissimo, non so se lo state vedendo, questo ragazzo lo portai con me a Campobasso, esordito in Serie C, De Biase. Era una grande promessa del calcio, sta facendo benissimo. Ripeto, l'Albanova è un'altra squadra che comunque sta ben figurando, è andata a vincere il Colano 0-4, poi ha pareggiato con il Gladiator, una partita, voglio dire, anche dove il Gladiator non poteva permettersi il lusso di perdere un'altra partita, perché stava in un momento anche loro. Però ripeto, sono tutti campionati, sono tutte squadre che si stanno delineando, e alla fine poi io penso che a breve, a 3-4 giornate, si incomincerà ancora a essere più battagliero questo girone. E qui c'è il Gaetano, il gol del vantaggio dell'Albanova. Sì, contro una difesa importante che è quella del Gladiator. Il Gladiator, diciamo, hanno ora giocatori come Di Gennaro, Picascia e altri importanti, e sicuramente col tempo uscirà fuori, perché poi le grandi squadre escono fuori col tempo, non in una partita o in due. Però si devono fare i complimenti anche all'Albanova per il campionato che sta facendo, perché poi è formata anche da ottimi giovani giocatori importanti, è allenata, ben allenata dal mister, e onestamente diciamo che stanno, cioè, la classifica dice Albanova che è ai primi posti della classifica e sta meritando questo, perché è a due punti dalla coppia di vetta. Sì, ma poi questo è uno scontro diretto, tu non lo vinci, ma non lo devi neanche perdere, e poi c'è entusiasmo, devo dire la verità, assolutamente. Come credo che il Gladiator si riprenderà, perché sinceramente a Santa Maria sanno fare calcio, e questa è un'altra squadra che comunque è una dirà la sua. Bruno, che non ci azzecca niente con l'eccellenza a Santa Maria. Santa Maria non ci azzecca niente con l'eccellenza, ma che ci sono stato una... di Santa Maria, Bruno? Che cosa? Che ti è rimasto di Santa Maria? Che cosa mi è rimasto? È stato uno dei miei più, dei campionati più che mi ricordo, che noi l'abbiamo seguito. Belli, una tifoseria, diciamo, una tifoseria sammaritana, quella lì, veramente.
E mi è rimasto un grande, grande ricordo, veramente. Li porto veramente con Bruno, me, scusami, un grande affetto. Grande fair play, parlavi di tifoseria sammaritana, era vietata la trasferta di tifosi ospiti per problema al settore ospiti e la società dell'Albanova ha concesso al Gladiator la diretta. E questo è molto bello da parte dell'Albanova. Per permettere ai tifosi del Gladiator di assistere alla partita. Questo è molto bello da parte dell'Albanova. Assolutamente, questa è una bellissima... grande dirigenza quella dell'Albanova, dirigente... Sì, sì. Il grande fair play, ma ci sono tante dirigenze importanti in questi sì. campionati di eccellenza. Comunque stiamo vedendo Gaetano una partita bella combattuta. Sì, ovviamente si vede un'azione pericolosa da tutti e due ambi lati, veramente una bella partita. Poi quando tu in campo hai qualità, voglia, è normale, escono sempre belle partite. Che poi quando si gioca sempre in verticale per andare a segnare è una cosa, e quando si parte da dietro con 30 passaggi per il possesso finisce sempre 0-0 dal mio punto di vista. Mister Iervolin. No, sono due squadre belle secondo me, perché entrambi gli allenatori con cui mi sono confrontato varie volte, loro hanno uno stile di gioco simile, hanno un'idea di calcio simile a cui piace, diciamo, provare a dominare la gara, quindi magari risultati a volte per provare a fare questo tipo di percorso non arrivano subito, c'è bisogno un po' più di tempo, un po' più di attesa, però sicuramente ne va di meglio per quanto riguarda lo spettacolo. Adesso è giunto il momento dell'ultimo break pubblicitario. Io vi ricordo che Edil Sivisa della famiglia Di Costanzo vanta un'esperienza ventennale nel settore edile, idraulico, elettrico e ferramenta. Un ampio negozio per soddisfare qualsiasi richiesta. Assistenza tecnica ai clienti dalla progettazione all'esecuzione dei lavori. Vi ricordo che Edil Sivisa si trova in via Montagna Spaccata a Pianura. Regal Sport è il leader nel settore delle premiazioni sportive da 3 generazioni, con coppe, medaglie, targhe, bandiere ed attrezzature sportive. Regal Sport, 100 anni di campioni. Da oltre 20 anni Zeus Sport è un marchio ben noto nel settore dell'abbigliamento tecnico sportivo. Attrezzature, completi, tute di alta qualità, interamente personalizzabili. A tra pochissimo. Amici, tutto è pronto per l'evento sportivo dell'anno, i 100 metri femminili, le concorrenti pronte ai nastri di partenza. Partite! CAD, avanti nel tempo. CAD, prodotti speciali per l'edilizia. Un'azienda all'avanguardia, da 30 anni leader nel settore. Collanti, intonaci, adesivi per ceramiche, finiture, impermeabilizzanti ed inoltre raso seta, il rasante che non macchia. CAD, un'azienda campana che vince in Italia. www.cadsrl.it. CAD, avanti nel tempo. Mango Gourmet. Solo per buone forchette. Mango Gourmet, distributore Napoli e provincia. Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria.
Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Un ecosistema al tuo servizio. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics to Fun. Che vuoi il meglio? C'è Carta Reale. Sicurezza e innovazione tecnologica si fondono con la solidità della tradizione. Carta Reale, il privilegio di essere unici. Nova Color SRL, azienda leader nel campo della verniciatura industriale con polveri termoindurenti. Certificata UNIES ISO 9001, si occupa della verniciatura di infissi e di qualsiasi supporto di materiale ferroso, avvalendosi di due impianti con lunghezza fino a 12 metri. Nova Color offre una vasta gamma di colori a mazzetta per soddisfare qualsiasi esigenza di colore del cliente. Si effettuano ritiri e consegne in tutta la Campania. L'impresa Gribar Costruzioni è un'azienda a carattere familiare che opera da un decennio con rigorosa competenza con enti pubblici e privati. Negli anni ha acquisito appalti sempre più importanti grazie a un organico di tecnici di collaudata esperienza. La Gribar è in grado di intraprendere in brevissimo tempo e con personale proprio iniziative lavorative garantendo alti livelli di rifiniture che soddisfano sempre i committenti. RES Ponteggi a Napoli è un'azienda leader nell'installazione e noleggio di ponteggi edili e navali, riconosciuta per la sua esperienza e innovazione. Opera sia in Italia che all'estero, offrendo un servizio completo che include progettazione, realizzazione, montaggio e smontaggio. RES Ponteggi. In alto, con sicurezza. Sivisa, il mondo dell'edilizia a 360 gradi. Ed eccoci ancora qui a parlare di eccellenza. Andiamo a vedere subito il filmato di Micri Frocalcio, Gigi. Sì. Questo scontro, mister Iervolino, tra due delle squadre nuove, questi sono due progetti nuovi. Il Micri che è una squadra, sono tutte e due scuole calcio, esatto, che poi hanno creato le prime squadre. Esatto, sono due scuole calcio. Giocano, scusi? A Cercola. A Cercola, ok. Sono due scuole calcio che fanno da anni, diciamo, il loro grido di battaglia dei giovani, quindi quest'anno hanno pensato di portare avanti questo discorso anche nel campionato di eccellenza, quindi sarà stimolante e curioso vedere appunto quanto questo possa essere corretto, ma più che altro corretto forse provare a scovare vari talenti magari che possono poi emergere. Beh, sicuramente è un'ottima vetrina per i giovani che vogliono mettersi in mostra in un campionato che è un passo dalla Serie D. Carmen Frocalcio che resta subito con un uomo in meno perché c'è stata l'espulsione al decimo minuto appunto del giocatore appunto che abbiamo visto precedentemente, quindi la formazione di Lusciano è rimasta anche con un uomo in meno.
Gaetano, sono due squadre che hanno avuto coraggio, esatto, a combattere contro questi mostri sacri che ci sono quest'anno. Vabbè, coraggio. Abbiamo avuto la forza di partecipare a questo campionato con dei giovani, sapendo le difficoltà che potranno incontrare. Però, come ha detto il mister, cercheranno la valorizzazione di molti giovani che hanno le loro scuole calcio, insomma, perché sicuramente saranno delle accademie. Però ben sapendo che di fronte a ogni partita dovranno fare la partita della vita per poter fare un risultato, perché poi il calcio si deve giocare, però sai, squadre giovani con squadre che hanno giocatori importanti, di blasone, sicuramente è difficile fare risultati, però gli auguro a loro un buon campionato per quello che possono fare. Poi magari la forza della gioventù ti fa andare in campo spensierato, senza quella pressione di dover vincere, quindi... Qui il portiere esce un po' troppo dalla porta. C'è da troppo dare... Troppo coraggio. C'è da dare sicuramente merito a queste due società che hanno, appunto, come detto tu, mister, avere avuto questo coraggio, perché poi non è da molti fare questo. Assolutamente, infatti sono state, Bruno, due squadre che, ecco, hanno come obiettivo mettere in vetrina questi giovani. La valorizzazione dei giovani, comunque sono persone coraggiose nel senso buono della parola, perché partecipare a un campionato, ripeto, di eccellenza che è livellato in alto, presentarsi con queste squadre giovani possono solo ambire a una valorizzazione di questi ragazzi e fare un'esperienza prematura nel calcio che poi verrà. Quindi ben vengano queste squadre, sperando che riescano sempre a fare diciamo buoni risultati, dai. Assolutamente, stavo vedendo la distinta, il Frocalcio ha ben 1, 2, 3, 4, 5, 2007 in campo, aveva per, anzi questa era la Micri, aveva 5, la Micri, 2007, sì, la Micri. Quindi una squadra molto giovane, un po' meno il Frocalcio, però il più vecchio dei giocatori è un 2003. No, ma sono sue squadre giovanissime, è un 2003, sono il più vecchio. Si vede, ma... Si è capita la loro storia e diciamo, il loro progetto tecnico, credo. Assolutamente. Ecco, è un anno, mister Rivoli, di divertimento per loro. Ma non proprio divertimento, quanto sicuramente grande... La Micri sappiamo che ha fatto tantissimi anni in promozione, poi è arrivato il ripescaggio, sì. Quindi è il primo anno che... È un anno, secondo me, di grande motivazione per questi ragazzi, perché poi è importante per loro mettersi a confronto con giocatori che sono da anni in pianta stabile in questa categoria e ritagliarsi uno spazio importante, perché ritagliarselo in questa categoria significa tanto, significa sicuramente essere sotto gli occhi di tanti addetti ai lavori, perché non ci dimentichiamo che tante squadre professionistiche stanno lavorando e iniziando a visionare tantissimo le squadre dilettanti di D, ma parlo di prime squadre professionistiche e non solo di settori giovanili, quindi per loro è sicuramente una grande, grande, grande vetrina. Assolutamente, quindi abbiamo visto anche questi giovani a confronto. Allora, noi per il momento abbiamo l'intervista del presidente Diana, sentiamoci l'intervista del dopo partita tra la Versa e l'Erconais, sentiamoci il presidente Mimmo Diana e poi siamo speranzosi di avere le immagini a brevissimo. Presidente, la prestazione c'è stata, forse è mancato il risultato, gli episodi non ci hanno premiato. Vero. Comunque una grande partita, una partita giocata con l'anima davanti ai nostri meravigliosi tifosi. Per la verità è mancato solo, diciamo, il gol. Il gol è anche un poco di fortuna. Usciamo da una settimana complicata perché, diciamo, la caduta d'arresto contro la Sessana ci ha messo in una condizione psicologica in questa settimana, diciamo, bassa. Un grande lavoro del mister insieme alla squadra, con una grande voglia di riscatto. Oggi abbiamo visto una grande prestazione della squadra. Faccio i complimenti sempre al mister, al nostro condottiero, a tutto l'ambiente, ai tifosi e alla squadra, perché veramente, ripeto, siamo stati in due o tre occasioni molto sfortunati, però siamo, diciamo, felici e
di questa grande prestazione. Anche Aversa una squadra costruita per vincere insieme all'Ercolanese che era l'avversaria. Gaetano, nel girone B, prima in classifica, punteggio pieno, la Battipagliese. Diciamo che questa è un'altra blasonata che cerca di ritornare nel calcio che conta. So che hanno fatto all'estero una grande squadra e i risultati gli stanno dando ragione. Secondo posto segue la Virtus Stabia. La Virtus Stabia è una squadra formata da diciamo giocatori esperti, giocatori, c'aveva il capitano di Lacerana dell'anno scorso, come sono dimenticato adesso il nome, espertissimo. Lettieri. Lettieri, c'ha altri giocatori importanti. È un'ottima squadra. È una squadra che sta sicuramente giocare in casa loro sarà ancora più difficile, perché se non sbaglio giocano a Casola, sì, che è un rettangolo piccolo, insomma. Però ricorda esperta un po' la vecchia Atletico Stabia che vinse il campionato. Esatto. E chissà. Bruno, questo girone, anche qui c'è tanta, sì, tanta competizione. Sì, questo è un girone rispetto al girone A. Per il momento le due favorite, Bolitana e Eraclea, stanno un po' sì, a mano tirata. Bolitana specialmente ha iniziato malissimo verso il derby, che loro ci tengono tanto, con la Battipagliese, e l'Eraclea poi col cambio dell'allenatore, è andato Turco se non mi sbaglio, sì, stanno cercando di risalire, però questo è un altro girone, il girone B, un pochettino più combattivo, ma io credo che tecnicamente il girone A è molto ma molto superiore. Mister, questo girone sarà un monologo Battipagliese, si inserirà qualche altra squadra? No, guarda, io penso, almeno ad oggi, alle prime partite giocate, penso che rispetto all'anno scorso, credo che in questo girone quest'anno non ci sia un ammazza campionato. L'anno scorso la Sarnese, secondo me, è stata l'ammazza campionato. Io, noi col Forio la scontrammo in semifinale di Coppa e credo che l'anno scorso appunto la squadra era una squadra spaziale in tutti i reparti. Quest'anno invece non vedo questa corazzata che possa distruggere tutto, quindi credo che tutte quante si possono divertire nel senso che tutte possono ambire a provare a vincere il campionato, cioè tantissimo. E questo San Antonio di Mister Campana? Oggi ha perso in casa, però dopo due risultati positivi, la vittoria di domenica scorsa a Santa Maria del Cilento, è incappato in questa squadra. Purtroppo lui sta facendo il lavoro che deve fare, perché lui dà tutto, però sicuramente se ha previsto degli obiettivi li porterà a termine, poi il calcio si vince e si perde. Sicuramente. L'importante è che tu fai la prestazione. Certo. Allora Carmen, noi siamo in chiusura. Io ringrazio i mister che con la loro competenza hanno reso ancora più interessante questa puntata, che vi ricordo sarà in replica alle 23:20. Io vi ringrazio per averci seguiti, vi auguro un buon proseguimento di serata e forza Napoli!